protetti dalle cosiddette forze dell'ordine, che difendono un solo ordine, e cioè l'ordine del più forte e del più prepotente, l'ordine di chi sfrutta, l'ordine di chi apre le carceri e chiude gli ospedali e le scuole, l'ordine di chi nega i diritti alle persone e alla natura e difende i diritti del denaro, i diritti della devastazione, della malattia e della morte. Ma il movimento No TAP c'è, è presente con le sue donne, i suoi uomini, i suoi giovani, i suoi anziani, perché da 30 anni continuiamo una lotta che viene da prima di noi, che è nata sulle nostre montagne contro il fascismo di allora e continua contro il fascismo di ora, che è quello protetto dentro quei palazzi, è quello protetto a suon di manganelli, è quello che apre le carceri, è quello che giudica nei tribunali, è quello che siede in Parlamento dove domina il partito trasversale degli affari. Ma noi di tutto questo non abbiamo paura, e la nostra paura viene dal senso profondo della nostra fratellanza, dal senso della solidarietà che ci lega a tutti coloro che non solo nel nostro paese ma nel mondo difendono il diritto ad una vita decente, ad un futuro dignitoso per tutti. Siamo qui in difesa di quel principio costituzionale che non passò, ma a cui ispiriamo la nostra vita, che è quello che dice che quando i pubblici poteri sono ingiusti, la resistenza è non solo un diritto, ma è un dovere. Ed è in nome di quel dovere che nasce la nostra forza, la nostra testardaggine contro coloro che in nome delle loro casseforti, dei loro capitali e del loro sfruttamento vorrebbero devastare questo mondo che potrebbe essere così bello, senza tanti vigliacchi e senza tanti servi prezzolati. Noi abbiamo nelle nostre mani, insieme ai nostri giovani, quel futuro che ci vorreste scippare, e lo difenderemo fino in fondo, e alla fine vinceremo noi, perché sta nell'ordine delle cose. Sono gli oppressi che si alzano e non torneranno in ginocchio, e quindi attenti a voi, perché il giorno della resistenza non muore mai, e riusciremo a vincere. No TAP fino alla vittoria, non lo sfruttamento, non la repressione.